Carissimi fratelli e sorelle, bentornati nel canale cristiano Evviva Gesù. Oggi, martedì 15 febbraio, ascoltiamo il Vangelo secondo Marco 8:14-21. Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». E quelli dicevano fra loro: «Non abbiamo pane». Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 12. «E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi avete portato via?» Gli dissero: 7. E disse loro: «Non capite ancora?» Ascoltiamo adesso il commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco, intitolato «Accumulare il superfluo ci impedisce di far lievitare l'essenziale». Quante volte ci capita di dimenticare di prendere le cose più necessarie? Riempiamo la nostra vita, le nostre giornate, i nostri rapporti di cose superflue, ma delle volte ci dimentichiamo di prendere con noi l'essenziale. Ecco allora che la presenza di Cristo è lì, esattamente per ricordarci l'essenziale e per ricordarci una cosa importante. Che cos'è che fermenta la nostra vita? La nostra vita certe volte è mossa da dinamiche che non conducono alla felicità, ma solo a una perenne insoddisfazione. Il grande male che si abbatte come tristezza e non senso è figlia di queste scelte di fondo sbagliate. Non tutto nella vita ci realizza, non tutto ci compie. Non tutto ci rende felici. Se qualcuno pensa che basta solo fare carriera o accumulare o riuscire ad avere persone o cose a nostro piacimento, non ci si accorge che nessuna di queste cose alla fine corrispondono davvero alla sete di felicità che ci portiamo dentro. Allora, cosa bisogna fare? Puntare all'essenziale e ricordarsi che di tutto ciò che non lo è non dobbiamo preoccuparcene, perché il Signore ce ne dà in abbondanza quando serve e nel momento in cui ce n'è davvero bisogno, così come era già accaduto per la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ma bisogna avere il cuore che funziona per accorgerci che Dio ha cura di noi nel dettaglio, e proprio per questo possiamo smettere di vivere perennemente preoccupati. Carissimi fratelli e sorelle, grazie per l'ascolto e buona giornata nella pace e nell'amore di Dio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate e condividete con tutti i vostri cari affinché la parola di Dio possa entrare nel cuore di tutti.